La caduta. Ecco, l'ode, l'unica ode che noi leggiamo è la caduta, che, come abbiamo detto, spiegato, fa parte del periodo della maturità di Giuseppe Parini. Composta nel 1785, periodo della maturità, pubblicata nel 1786 la prima volta, ristampata nell'89 nel Giornale Poetico di Venezia, e poi nel 91, come abbiamo detto, il Gambardelli fa l'edizione delle prime 22 odi di Parini, e c'è dentro sicuramente anche la caduta. Ecco, questa ode è una di quelle odi di occasione, cioè nate da un'occasione, da un fatto, nel senso che effettivamente Parini, da quando aveva 20 anni, aveva difficoltà di deambulazione. Quindi è più che probabile che in una piovosa sera d'inverno gli sia capitato di cadere e che abbia avuto bisogno d'aiuto da parte di un passante. Quindi potrebbe essere un fatto realmente accaduto. Tuttavia, lui aveva come ispirazione anche i classici. E, in due satire di Orazio, del poeta latino Orazio, la satira prima del libro secondo e la satira nona del libro primo dei Sermoni, ci sono degli episodi molto simili, cioè delle persone che consigliano ad Orazio di dedicarsi a una poesia un po' che in modo servilistico faccia a secondi i potenti, i padroni, eccetera, i padroni dell'epoca. E Orazio, di fronte a questi consigli, che non gradisce evidentemente, riafferma la sua integrità morale. Ecco, Orazio, satiro, satirico, ha ispirato molto Parini. La volta prossima infatti parleremo del giorno, no? E quindi della poesia tipicamente satirica di Parini. Quindi moralismo, satira caratterizzano la poesia di Parini, lo vediamo proprio anche in quest'ode. Quindi sicuramente potrebbe essere un fatto realmente accaduto, ma abbiamo detto che anche lo studio degli antichi, soprattutto grandi poeti come Orazio e non solo, ha ispirato Parini in queste odi della maturità. Tutto questo comunque converge alla creazione di un testo che è sicuramente lineare dal punto di vista formale, ma di grande contenuto anche morale, una riflessione sulla dignità, sul ruolo del poeta e della poesia, e quindi sicuramente una poesia molto molto importante, molto significativa. Allora andiamo a leggerla. Dal punto di vista metrico, ecco, abbiamo parlato di Orazio, no? Infatti sono odi queste, no? Fatte da quartine di tre settenari e un endecasillabo, rima alternata ABAB, uno schema inventato da Parini. Bene, leggiamo pertanto l'ode della caduta. Quando rionda il cielo declinando imperversa, e pioggia e nevi e gelo sopra la terra o tenebrata versa, me spinto nella iniqua stagione, infermo il piede tra il fango e tra l'obliqua furia dei carri, la città girvede. Bene, abbiamo detto, siamo in inverno. Come contestualizza però Parini? Come ci fa capire, insomma, che è inverno? Fa riferimento ad una costellazione, è la costellazione di Orione, che è visibile appunto solamente d'inverno. Ecco perché dice imperversa, insomma, evidentemente insieme a questa costellazione arrivano anche le perturbazioni tipicamente invernali, no? Quindi le piogge, eccetera. Ecco perché dice declinando imperversa. Insomma, praticamente d'inverno, quando il tempo ci è ostile, e pioggia e nevi e gelo è un polisindeto che sta a rappresentare in modo incalzante tutti i fenomeni atmosferici che possono colpire d'inverno sopra la terra o tenebrata versa, nel senso che la terra è oscurata dalle perturbazioni.
M'è spinto nella iniqua stagione, infermo il piede tra il fango e tra l'obliqua furia dei carri la città girvede, è un esempio tipico del periodare latino, dove il verbo principale, la città vede gir, mi vede andare, è posto alla fine del periodo. Ecco, quindi abbiamo detto latinista in un certo senso, sia per i contenuti, abbiamo parlato di Orazio, sia per la forma, per lo stile del periodare. Quindi la città di Milano, mi vede andare, vede gir me, spinto nella iniqua stagione, quindi obbligato a uscire perché deve andare magari per lavorare, no? Mi hanno detto che faceva professore anche Giuseppe Parini, sono quindi obbligato ad andare anche sotto questo cielo così opprimente, infermo il piede, come abbiamo detto, infatti era praticamente zoppo, col piede ammalato. Ecco, infermo il piede, sparsa le terze morbide sull'affannoso petto, lo vedremo nel coro della Delchi, è praticamente un accusativo di relazione alla greca. Anche Manzoni scriverà delle odi, anche Foscolo, no? Quindi continuando un po' questo gusto neoclassico. Tra il fango e tra l'obliqua furia dei carri, quindi costretto a camminare in mezzo al fango e evitare i carri che sfrecciano nella città di Milano. Visto che insomma, è abbastanza attuale insomma, il nostro Parini, che ci parla non solo dell'inquinamento, a quanto pare, ma anche del traffico che vessava i pedoni nella città di Milano all'epoca quando c'erano i carri, figuriamoci adesso con le macchine. E per avverso sasso, combinazione, mentre sta camminando non si accorge ma inciampa su un sasso che rappresenta un ostacolo, avverso sasso, mal fra gli altri sorgente, che salta fuori questo sasso contro il piede di Parini, proprio quasi quasi apposta, no? Per fargli del male, o per l'ubrico passo, o per il fatto che comunque io quando camminavo ero piuttosto scivoloso, quindi non riuscivo a camminare bene, lungo il cammino stramazzar sovente. La città mi vede andare, gir, andare, e mi vede anche stramazzare, quindi cadere. E spesso cado, perché non sono capace di camminare bene per via di tutte le difficoltà fisiche che ha Parini o per un sasso sul quale inciampo. Ride il fanciullo. Ecco, notate l'inversione. Abbiamo detto che dal punto di vista dello stile si caratterizza spesso lo stile di Parini anche per le inversioni, iperbati, anastrofi, eccetera. C'è un ragazzino che si mette a ridere. Ah, guarda quel vecchietto lì che cade. E gli occhi tosto gonfia commosso, che il cubito e i ginocchi me scorge o il mento dal cader percosso. Cioè, insomma, gonfia commosso gli occhi, non appena scorge me percosso dal cadere, cioè abbattuto, insomma, caduto a terra, il cubito o i ginocchi o il mento. Cubito, ginocchio, mento sono altri accusativi alla greca. Quindi percosso nel gomito, cubito, percosso, quindi colpito, ferito, insomma, al ginocchio, oppure addirittura al mento, se cado anche con la testa. E intanto però il ragazzino si mette a ridere di fronte a questa scena. Altri accorre, arriva un'altra persona. È questo consigliere, come vedremo poi, insomma, inviso a Parini. Ma questo tale all'inizio fa una cosa buona, cioè aiuta Parini che è caduto. E o infelice e di men crudo fato degno vate. Questo tale che viene ad aiutare Parini si rivolge a lui in questo modo: tu sei un vate, quindi sei un grande poeta, degno di una sorte ben diversa rispetto a questa, cioè di andare in giro per la strada a piedi, camminare e cadere per terra. Mi dice, e seguendo il parlar, e quindi seguitando, continuando a parlare,
nello stesso tempo incomincia a tirarmi su da terra, cinge il mio lato, quindi insomma abbraccia il mio fianco, mi prende insomma per il fianco con la pietosa mano, con la sua mano pietosa, è una specie di ipallage, cioè pietosa non è tanto la mano, ma pietoso è lui, no? Che mi sta tirando su da terra, perché ero caduto per terra, e di terra mi toglie, appunto. E il cappello lordo, il mio cappello, che si era sporcato perché era andato per terra in mezzo al fango, e il vano bastone, il bastone che era stato inutile perché non mi aveva impedito di inciampare, di cadere per terra, dispersi nella via raccoglie. Altro esempio di inversione dell'ordine delle parole è procedimento sintattico tipicamente latino. La sintassi latina, il verbo alla fine, cioè lui raccoglie sia il cappello sia il bastone che erano caduti, insomma, dispersi nella via, quindi che erano appunto dispersi in mezzo alla strada. Te ricca di comune censo la patria loda. Ecco, questo personaggio che ha aiutato Parini a tirarsi su da terra incomincia a rivolgersi a lui in questo modo, e quindi dice che la città di Milano non può far altro se non gloriarsi, la patria loda te, te complemento oggetto, ricca di comune censo, la patria ricca di comune censo vuol dire quindi che ha tanti soldi a disposizione, no? Sono le finanze pubbliche che con l'accorta amministrazione degli Asburgo, soprattutto sotto Maria Teresa d'Austria, ma adesso in questi anni c'è Giuseppe II, perché ormai siamo negli anni di Giuseppe II, effettivamente aveva permesso un miglioramento delle condizioni economiche della città. Era un'epoca abbastanza positiva, ecco, per l'economia milanese, è stata l'epoca soprattutto di Maria Teresa. Te sublime, te immune cigno da tempo che il tuo nome roda, chiama gridando intorno. Quindi la patria, la città di Milano, insomma, chiama te cigno sublime, chiama te, cioè ti considera, ti chiama cigno sublime. Una metafora per dire che sei un poeta straordinario. Te immune da tempo che roda, te, la patria ti considera immune dal tempo che consuma il tuo nome. Quindi, in sostanza, la patria ti considera un poeta immortale, un poeta il cui ricordo rimarrà per sempre. Quindi tu sei un grande. Questo tale che ha appena aiutato Parini a sollevarsi da terra esordisce in questo modo, cioè dicendo, riconoscendo insomma che ormai Parini è un grandissimo poeta e tutti quanti lo sanno. E te molesta incita di poner fine al giorno per cui cercato allo stranier ti addita. E te molesta incita, la città, la patria, che però ti è molesta, molesta perché comunque erano un po' insistenti nel chiedere a Parini di concludere il giorno. Lui aveva pubblicato il mattino e il mezzogiorno, aveva promesso di pubblicare la sera, ma poi la sera non riuscirà a pubblicarla, in realtà. Poi la sera verrà sdoppiata, ne abbiamo parlato la volta scorsa, nel vespro, nella notte, che saranno pubblicati postumi. E la gente continuava a chiedere, no? Che Parini pubblicasse le altre parti del giorno. E quindi era anche un pochettino insistente in questa. Ecco perché dice molesta. Incita la patria, quindi insomma la gente, ti chiede in modo insistente di poner fine al giorno, di terminare la stesura del tuo poema, il poemetto satirico del giorno, di cui parleremo le volte prossime. Per cui cercato allo stranier ti addita, il motivo per il quale ti indica ai forestieri, anche i forestieri ti cercano, perché sanno che dai lustro anche alla città di Milano.
ed ecco il debil fianco, per anni e per natura vai nel suolo puranco, fra il danno strascinando e la paura. Tu sei un grande, sei un poeta la cui grandezza è riconosciuta da tutti, eppure adesso vai appunto strascinando, questo è il verbo principale, quindi vai conducendo in maniera però strascinandoti, quindi girando a piedi e non in carrozza, il debil fianco, complemento oggetto, il tuo povero fianco, il tuo corpo che insomma non è in grado insomma di camminare bene a piedi, sarebbe molto meglio se tu potessi dotarti di una carrozza, vai per nel suolo puranco, continui ad andare e a camminare a piedi invece che insomma andare in carrozza, come sarebbe molto meglio e sarebbe giusto, no, per un poeta della tua levatura. Né il sì lodato verso vile cocchio ti appresta che te salvi attraverso detrivi del furor, dal furor della tempesta. Cioè il verso, la poesia, la tua poesia che è così lodata, riconosciuta da tutti, non ti permette però di apprestare un vile cocchio, non ti permette nemmeno di avere una carrozza di second'ordine, non ti puoi neanche permettere, malgrado tutti gli elogi, le lodi che ti fanno, che fanno la tua poesia, non ti puoi permettere neppure un vile cocchio, una carrozza modesta, che te salvi, una carrozza che possa permetterti di salvarti attraverso dei trivi dal furore della tempesta, attraverso le strade, i trivi, gli incroci, quindi, dal furore della tempesta, da tutte quante le precipitazioni meteorologiche. Sdegnosa anima. Ecco, adesso questo uomo si rivolge a Parini in questo modo. Sei un pochettino troppo superbo, troppo orgoglioso. Cioè, rivolgendosi così, con anima sdegnosa, è come se gli dicesse: sei un po' troppo superbo, sei un po' troppo presupponente, dovresti abbassarti, dovresti umiliarti, dovresti fare una poesia asservita ai gusti, no? Di chi è potente, di chi è ricco. E in questo modo potrai procurarti la carrozza che ti serve, no? Per andare in giro senza continuare a cadere per terra. Prendi nuovo consiglio. Attenzione, qui abbiamo una ripetizione. Qui abbiamo un prendi alla fine del verso, il prendi all'inizio del verso successivo, che stanno a indicare l'enfasi con la quale questo personaggio incita Parini a chiedere aiuto, insomma. Prendi nuovo consiglio. Cioè, cambia il tuo parere. Fino adesso sei stato molto sdegnoso, non hai chiesto mai aiuto a nessuno, soprattutto non hai assecondato i gusti di chi poteva permetterti di avere una carrozza. Sei già canuto, intendi capo sottrarre a più fatal periglio. Ormai stai invecchiando e quindi la tua testa è canuta, vuol dire quindi che hai i capelli bianchi, no? Se vuoi evitare un fatal periglio, cioè un giorno di cadere, di farti male sul serio, no? Se no addirittura di morire, cerca di cambiare atteggiamento, prendi una nuova decisione, un diverso sistema di vita, comportati diversamente. Congiunti tu non hai, quindi morta quella prozia che ha dato l'eredità, non hai più altri parenti su cui poter fare affidamento, no? Non amiche, non ville, non hai quindi nessuno che ti possa aiutare, non hai delle amanti, non hai delle ville, delle residenze in campagna, che te far possa mai nell'urna del favor preporre a mille. Quindi non hai niente che ti possa far diciamo scegliere nell'urna dei favori dei potenti, nell'urna da cui vengono estratti coloro che saranno i favoriti dai potenti. Non hai nessun appiglio, non hai quindi dei parenti che possano essere influenti,
non hai delle amanti, non hai delle ville, e pertanto, sì, è vero, a parole dicono che sei un grande poeta, ma nessuno poi nei fatti ti aiuta. Dunque, per l'erte scale arrampica qual puoi. A questo punto qui abbiamo il cuore del consiglio di questo viandante. Il viandante suggerisce a Ugo Foscolo di salire quelle scale ripide e erte, arrampica qual puoi, nel senso che sono le scale delle persone potenti, delle persone influenti, a cui chiedere favori. Quindi fino adesso non hai chiesto favori a nessuno, adesso vai a chiedere aiuto, vai a chiedere favori. E fa gli atri e le sale ogni giorno ulular dei pianti tuoi, e mettiti appunto a lamentare, e quindi in questo modo riempi le anticamere e le sale dei tuoi pianti, dei tuoi lamenti. Oh, ho bisogno di aiuto, ho bisogno che mi diate una carrozza, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro. E si tratta però senz'altro di un atteggiamento, di un modo di fare che non è congeniale a Parini, il quale invece si caratterizza per la coerenza morale, e quindi non ha nessuna intenzione di umiliarsi nel modo invece in cui suggerisce di farlo, insomma, questo tale viandante. O non cessar di porte fra lo stuol dei clienti. Ecco, addirittura gli suggerisce il clientelismo. Diventare quindi un cliente di questi patroni, protettori di questi nobili influenti, no? Solo ed esclusivamente per potersi permettere magari una carrozza. Abbracciando le porte degli imi che comandano ai potenti. Ecco, qui dice abbracciando le porte, metaforicamente, vuol dire quindi cercando di ingraziarti anche i servitori, i servi, i cortigiani, che sono in grado di comandare certe volte ai loro padroni e di suggerire, di consigliare ai padroni che cosa devono fare, cosa non devono fare. Quindi devi umiliarti in questo modo, cioè devi andare ad abbracciare, a baciare le mani, non se ne diremmo, no? Di questi personaggi magari anche un po' poco raccomandabili, che però sanno bene come consigliare i loro padroni, i loro protettori, e quindi ti potrebbero instradare, ti potrebbero dare una mano. E lor mercè penetra nei recessi dei grandi. E grazie al favore di questi cortigiani penetra nei recessi dei grandi, cioè penetra laddove questi potenti hanno le loro parti più nascoste, i recessi, le stanze più interne, e sopra la loro tetra noia le facezie e le novelle spandi. E vuol dire spargi aneddoti, racconti piccanti, appunto, sopra la loro tetra noia, perché tante volte questi signori, questi nobili, non sapevano come riempire il tempo. Ecco il discorso che vi facevo prima anche nell'altra poesia molto simile a questa. Un poeta gli aveva detto di fare una poesia per un convivio, per un banchetto. Più o meno gli sta chiedendo la stessa cosa anche questo tale viandante. Gli sta dicendo, ma sì, vai dai signori, vai dai nobili a divertirli un po', ecco, a fare anche un po' di letteratura, un po' di evasione, no? Leggera, che è molto gradita, no? Da questi signori, perché li distrae, no? Tu continui a fare questa letteratura un po' seria, un po' seriosa, ma cerca di cambiare un pochettino, no? Vedrai che se assecondi i gusti di questi potenti, le cose ti andranno meglio anche da un punto di vista economico. Infatti, malgrado, e questo è vero, malgrado tutti gli onori, tutti gli incarichi che aveva ricevuto Giuseppe Parini, docenze, eccetera, eccetera, effettivamente da un punto di vista economico era sempre in notevole difficoltà e non poteva permettersi una carrozza. Or, se tu sai, più astuto i cupi sentier trova, colà dove nel muto aere il destin dei popoli si cova. Quindi, ora, se lo sai, cerca di trovare i cupi sentieri, cerca di, come dice Umberto Bosco,
famoso critico, famoso studioso, cerca di imboccare le tenebrose vie della politica, i cupi sentier, colà dove nel muto aere il destin dei popoli si cova, dove, in una segretezza amica dell'illecito, si prepara il destino dei popoli, ma appunto venendo meno alla dignità, venendo meno alla coerenza morale, perché là si va un po' nel torbido, appunto dicevamo, i cupi sentier, perché provate a pensare ai maneggi della politica, no? Questi signori, questi potenti fanno delle cose che non sono così limpide da un punto di vista morale, ma tu devi un attimino chiudere gli occhi, no? Se vuoi avere questi favori, se vuoi avere questi aiuti. E fingendo nova esca al pubblico guadagno, l'onda sommuovi e pesca insidioso nel turbato stagno. Dice per esempio il Bonora, proponendo un espediente che possa far aumentare le entrate dell'erario, fingendo nova esca al pubblico guadagno. L'onda sommuovi, agita le acque e pesca insidioso nel turbato stagno. Pesca con inganno nello stagno così turbato, cioè cerca di approfittare per il tuo utile personale di una situazione in cui magari le cose non vanno tanto bene per la gente. Se per esempio aumentano le tasse, magari certamente le cose non migliorano per la gente, ma a te cosa interessa? Devi fare il tuo utile, devi fare i tuoi interessi, insomma, devi badare a te stesso. Cerca di essere un pochettino anche meno coerente, però di badare a quelli che sono i tuoi interessi. Ma chi giammai potria guarir tua mente illusa o trar per altra via te ostinato amator della tua musa? Però questo tale viandante si rende conto che è comunque difficile cambiare la testa, il punto di vista di Giuseppe Parini, che è già indirizzato soprattutto alla letteratura vista come qualcosa di puro, non riesce a capire che i tempi stanno cambiando, non riesce a capire che vale la pena, insomma, un attimino di lasciar perdere questa coerenza, questa tua coerenza, questa tua ostinazione. È inutile quindi riuscire a farti cambiare strada, farti cambiare stile di vita, mi rendo conto. Lasciala, lascia la tua musa, si riferisce quindi alla tua ispirazione integerrima, coerente, pura, a letteratura vista appunto come la vede Parini, come un esempio anche di coerenza civile, di purezza d'animo. Ma per un attimo lasciala perdere, per un attimo abbassati. O pari a vile mima il pudore insulti, dilettando scurrile i bassi geni dietro al fasto occulti. Quindi, simile come un'attrice, dissimula, fai finta di seguire sempre il tuo estro poetico, eccetera, ma a certe volte, a seconda anche i tuoi interessi, cerca di andare dietro un po' a quello che potrebbe esserti molto più utile da un punto di vista pratico. Pari a vile mima il pudore insulti, cioè come le attricette, insomma, che certe volte si lasciano un po' andare per cercare di assecondare i gusti del pubblico. Le attrici ammiccano un po' ai gusti, al piacere, insomma, dello spettatore. Fai la stessa cosa anche tu, no? Dilettando scurrile i bassi geni dietro al fasto occulti, cioè fai anche tu qualcosa di un pochettino più leggero, ecco, dal punto di vista letterario. Vedo che sei sempre così altezzoso, così alto, elevato, nobile nei tuoi contenuti. Cerca di fare qualche cosa di un pochettino meno alto, magari assecondando gli istinti peggiori nascosti sotto la vernice del lusso, della nobiltà. Cerca di divertire più che altro. E qui termina il discorso del nostro viandante. Chiudiamo le virgolette, se vogliamo, che abbiamo aperto al verso 25, dal 25 fino al 76. Mia bile, al fin costretta già troppo,
dal profondo petto rompendo, getta impetuosa gli argini e rispondo. Di fronte alle parole di questo tale, la rabbia che era stata compressa già da tempo, sentendo tutte queste affermazioni di questo tale, adesso esplode in un attimo. Parini non riesce più a contenersi, quindi ferma e interrompe il discorso del suo interlocutore, getta impetuosa gli argini, dice metaforicamente, a dire, se fino adesso è riuscito a frenarsi, adesso non riesce più, e rompe quindi da questi argini e risponde: chi sei tu che sostenti a me questo vetusto fondo e l'animo tenti prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto. Come dire, quindi, chi sei tu che da un certo punto di vista mi aiuti, sostenti a me questo vetusto fondo, cioè il peso del mio corpo, che è vetusto, ormai anziano, che, insomma, è appesantito dagli anni e dalla malattia che è, abbiamo detto, un'artrite tremenda che lo conduce sin dalla sua giovinezza. È un po' come Gaber, anche Gaber soffriva di male alle gambe, no? Però nello stesso tempo, con l'antitesi, un'altra figura retorica molto presente, molto importante nella poesia di Parini è quella dell'antitesi. Da una parte sostieni quindi il mio peso, il peso del mio corpo, perché mi hai sollevato da terra, ma dall'altra l'animo tenti prostrarmi a terra. Continuando l'immagine, dice, da un certo punto di vista mi sollevi da terra, dall'altro punto di vista mi vuoi buttare a terra, no? Quindi mi prostri a terra, mi getti a terra, vorresti almeno farlo, da un punto di vista morale, il mio animo, il mio spirito, no? Umano sei, non giusto. Quindi sei umano, sei comprensivo, nel senso che mi hai aiutato, sei stato pietoso, intendo dire dal punto di vista dell'umanità, mi hai aiutato, insomma, come umanamente può fare una persona che vede un'altra cadere. Ma non sei giusto. Ecco, qui c'è una forte antitesi fra l'umanità e la giustizia. L'umanità e la giustizia dovrebbero andare di pari passo, ma in questo caso non vanno di pari passo, perché tu sei stato umano, ma non sei stato giusto. Buon cittadino, al segno dove natura ai primi casi ordinar, lo ingegno guida così, che lui la patria estimi. Allora dice, quindi fa capire chiaramente a questo interlocutore come stanno, come dovrebbero stare le cose. Il buon cittadino, al segno dove natura ai primi casi ordinar, lo ingegno guida lo ingegno. Quindi costruiamo la frase. Il buon cittadino guida lo ingegno, dirige insomma il suo ingegno. Laddove natura ai primi casi ordinar, laddove lo hanno indirizzato le naturali disposizioni e le prime vicende della vita. Dove natura ai primi casi ordinar. Lo ingegno guida così che lui la patria stimi, in modo da meritarsi la stima della patria. Che cosa dice sempre Umberto Bosco su questi versi? Equilibratissimo programma in cui si tiene conto delle circostanze ambientali di ogni individuo, la situazione sociale, l'educazione familiare, gli studi e anche della sua indole personale, anche dei suoi obblighi, delle sue responsabilità morali, insomma del suo essere e del suo dover essere. Insomma, il buon cittadino è una sorta di parola chiave nel Settecento illuminista, pensate alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, viene ben indirizzato dalla natura, dall'istinto e dalle prime esperienze che lui fa. Quando poi d'età carco, quando poi carico di età, questo buon cittadino è costretto dal bisogno, il bisogno lo stringe, chiede opportuno e parco con fronte liberal che l'alma pinge. Quando poi uno ha bisogno, questo buon cittadino, continuando la sua vita, nel momento in cui ha bisogno, magari perché magari inizia a invecchiare, chiede opportuno e parco. Quindi con opportunità e con misura, e non come mi hai detto di fare tu, di andare a, mi viene una espressione un po' triviale, insomma, un
po', andare un po' a andare a ruffianarsi con i potenti. No, questa cosa no, in modo opportuno e parco, con fronte liberal, con un fronte generosa, con un'espressione dignitosa. Beh, non voglio mai venir meno a questa dignità che l'alma pinge, che manifesta la nobiltà dei suoi sentimenti. E se i duri mortali a lui voltano il tergo, quindi è giusto chiedere, ma in modo misurato e parco, dignitoso, onorevole. Se poi qualcuno non risponde, perché effettivamente quando tu chiedi le cose educatamente, certe volte chiedi le cose educatamente e non ti rispondono, allora devi usare un altro tono, no? E se i duri mortali a lui voltano le spalle, ei si fa contro ai mali della costanza sua scudo ed usbergo. Di fronte a questo, però, dice Parini, se comunque io chiedo queste cose in modo misurato, parco, nobile, dignitoso, onorevole, e non mi rispondono, beh, a questo punto non posso far altro se non sopportare le difficoltà, sopportare la vecchiaia, eccetera, sopportare i miei mali, contro i miei mali, della costanza sua scudo, facendo affidamento solamente sulla mia coerenza. L'unica cosa su cui posso fare affidamento, che diventano, dice metaforicamente, il mio scudo e il mio usbergo, dicevamo la mia corazza, l'unica cosa è la mia coerenza morale interna, interiore. Né si abbassa per duolo. A questo punto l'uomo, il buon cittadino come sono io, non mi abbasso per duolo, non mi umilio per il dolore che provo, né s'alza per orgoglio. Ne mi esalto pure, è per orgoglio. È una lezione morale importantissima quella che ci ha dato Giuseppe Parini questa mattinata. E ciò dicendo, solo lascio il mio appoggio e bieco indi mi toglio. A questo punto mi hai aiutato, bene, non ho più bisogno di te. Disdegna, ecco, attenzione, anche se suona la campanella adesso, però finiamo la spiegazione della poesia. A questo punto disdegna anche l'aiuto di questo soccorritore, perché se questo aiuto è connesso con una richiesta così umiliante e perfida di servilismo come l'hai fatta tu, beh, a questo punto io mi scosto, lascio e mi appoggio e bieco indi mi toglio, sono perfino corrucciato e sdegnoso anche nei confronti di chi mi ha aiutato fisicamente parlando, così grato ai soccorsi devo essere riconoscente per il fatto di essere stato aiutato, ho il consiglio di spetto, altra antitesi, ricordate la figura dell'antitesi. Cioè, disdegno comunque il consiglio che mi hai dato, disprezzo il consiglio che mi hai dato. E privo di rimorsi, col dubitante piè, torno al mio petto. Io so di, comunque, questa è la mia vita, so che faccio la cosa giusta, non ho nessuna intenzione di cambiare le mie scelte di vita, il mio modo di comportarmi. E quindi privo di rimorsi, comunque con la coscienza pulita, con la coscienza netta, non ho nulla da rimproverarmi. Col dubitante piè, torno al mio, quindi continuo a camminare a piedi, col dubitante piè, quindi con il piede comunque vacillante, malfermo, ma torno a casa mia a testa alta, perché non ho nessuna intenzione di abbassarmi al servilismo come mi hai detto di fare tu. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.